Buongiorno, buon lunedì 9 di dicembre. Oddio, devo mettere a caricare la videocamerina qua perché è quasi scarica. Alla fine avete visto, ieri sera siamo tornati tardissimo. Questa mattina sono le... Scusate se sentite casino, ma c'è Nicolò qui che sta giocando con la macchinina. Sono le 9:25. Noi ci siamo svegliati da poco. Difatti Nicolò andrà al nido più tardi oggi. Lui ha appena finito la colazione, io mi sto bevendo il Power Cocktail perché ho bisogno di riprendermi, sono abbastanza stanca. Questa mattina, ieri comunque è stata una giornata impegnativa, non sembra, ma tra un'ora e mezza di macchina, in più stai fuori, siamo stati fuori 13 ore di casa, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza al ritorno, è impegnativa per noi, figuriamoci per lui, scusate un attimo. Solo che, ecco, ah beh, tanto la telecamera mi riprende, tieni, voleva dargli e l'ha lanciato in terra, poi di là invece c'è la macchina di Topolino. E stamattina non vado in palestra, non ce la faccio stamattina, e porterò al nido lui verso le 10, poi vengo a casa, monto il video, il vlog di ieri, per oggi è mezzogiorno. E poi faccio un po' di cose in casa perché mi sono rimaste indietro un po' di cose da fare e stasera dovrei andare a fare la spesa. Però dipende tutto da che ora torna Vito, perché stamattina mi ha detto che hanno là un cliente grosso e quindi è probabile che Vito torni un pochettino più tardi stasera. E se torna molto tardi, niente spesa, si va un altro giorno. Ora io mi finisco di prendere il mio fantastico Power Cocktail, dopodiché vado a vestirmi, poi cambio il pupo che nel frattempo ha ri Daghi, stavo dicendo, ha rilanciato in terra Daghi. Daghi! Daghi a braccio! E quindi ci prepariamo e abbiamo mezz'oretta per uscire e andare a prendere il pullman per portarlo al nido. E poi vediamo io quanto ci impiegherò a tornare a casa, perché come al solito, no, adesso rimane in terra. Continui a lanciarlo. Perché come al solito le fermate ancora non ci sono, quindi il problema sarà poi per me a tornare indietro, che non riesco a prendere il pullman che torna indietro su. Vabbè, mamma mia, già 2 minuti e 40, sono veramente prolissa in quei vlog qua, a volte mi rendo conto. Oggi... Perché sono sicura, ma sicura al 100%, che dopo il vlog di ieri avrò alcune persone che mi chiederanno appunto, no, magari di questo lavoro, così. E quindi avevo pensato tra una cosa e l'altra nel vlog di parlare un attimino di questo lavoro che molte persone non conoscono, molte persone giudicano senza sapere, ma e molte persone non reputano nemmeno un lavoro. Però sostanzialmente questo lavoro sono 2 anni oggi, perché io 2 anni fa, come oggi il 9 dicembre, entravo a far parte del team PM International e sono 2 anni che mi dà lo stipendio regolare tutti i mesi e oltretutto un buon stipendio, perché va in base a quello che uno fa. Quindi io ve ne parlo perché come ha aiutato me, secondo me può aiutare anche altre persone. Tornata a casa ora, sto cominciando a sistemare un po' la casa. Difatti sono andata a prendere il biberon che aveva lasciato Nicolò sul divano, ma adesso ho appena acceso la piastra qua perché mi sto preparando la colazione. Sono le 11, non ho ancora fatto colazione. Adesso mi farò un po' di pane, quello proteico che vi ho fatto vedere l'altra volta. Qua, dell'Estelunga, e mi avete chiesto anche come si chiama, ma c'è scritto solamente pane proteico del marchio appunto dell'Estelunga. Quindi adesso mi preparo quello con sopra un po' di formaggio e un po' di marmellata senza zucchero e poi comincio a pulire casa. Ho messo Bing e Dagi là che aspettano Nicolò oggi. E io poi mi metterò al computer, anzi, accendiamolo, che così edito il video. Sicuramente non andrà online per le 12, non ce la farò mai. Ho la casa che è combinata malissimo, cioè,
Star fuori un giorno è come, non lo so, star fuori una settimana. Quindi qua star fuori un giorno è come star fuori una settimana. Non so come mai. Avevo pulito tutta la casa sabato perfettamente. Ieri non c'è stato nessuno in casa, però siamo usciti di corsa, siamo rientrati di corsa, quindi abbiamo mollato tutto così a caso e abbiamo camminato in casa con le scarpe, cosa che noi non facciamo mai, quindi c'è tutto da pulire. E devo pulire il bagno nuovamente. Il bagno, io non so quante volte lo pulite voi, ma io qua lo dovrei pulire praticamente tutti i giorni, perché ogni volta che Nicolò si lava i dentini o si lava le mani o comunque vado a lavargli il sederino, la piscina diventa la piscina olimpionica e quindi ho lo specchio e tutto il mobile del lavandino, tutto sporco. Adesso però mi metto subito a montare il video. Dopodiché, ma sarà pronta? No, ancora. Devo mettere a posto anche la roba che abbiamo portato a casa ieri dall'azienda. Che ieri, vi metto qua, abbiamo portato a casa uno scatolone di Activise perché c'era l'offerta e dato che noi comunque ne utilizziamo tanto perché siamo in due, ma poi vedete? Ma poi vorrei fare dei pensierini di Natale con l'Activise perché questo barattolino rosso qui è davvero magico. È davvero magico, vi dà un sacco di carica, di concentrazione, di energia, sorrisi, pazienza. Cioè, questo è stato non il primo prodotto che mi ha fatto innamorare dei prodotti, ma poco dopo. Quando è nato Nicolò, mi sono letteralmente innamorata di lui. E quindi ieri c'era l'offerta e noi ne abbiamo approfittato come tantissime altre persone. Perché ovviamente quando c'è un'offerta vuoi non approfittarne. Se c'è da risparmiare qualche soldino, ben venga. Anche perché qui ancora probabilmente non me l'ha chiesto nessuno, ma su Instagram me lo chiedono sempre. Io lavoro per questa azienda, non faccio video sponsorizzati, assolutamente, non è che loro mi mandano la roba per parlarvi dei prodotti. No, no, assolutamente, io faccio questo lavoro e i prodotti me li pago assolutamente, contentissima di pagarmeli da 2 anni, quindi quando c'è lo sconto ne approfitto. Oh, finalmente possiamo mettere sotto il pane, che così lui si tosta per bene. C'ho una fame, ragazzi, ma una fame. Perché, scusate se sono girata di spalle, ma ieri tra una cosa e l'altra io ho mangiato poco e un cavolo, perché il pranzo non l'ho fatto. Perché siamo partiti alle 11. Io poi mangiare panini, quelle cose lì, ho paura che mi rimangano sullo stomaco e quindi ho evitato. Vito mi aveva preso una piadina, ne ho pre che la piadina di solito mi fa un effetto non come il panino. Ne ho mangiato un pezzo, ma poi chiacchiera con uno, chiacchiera con l'altro, chiacchiera con l'altro. Alla fine è passato il tempo, la piadina non sono riuscita a mangiarla. Poi durante tutto il tempo non ho mangiato, la sera quando è arrivata la roba c'era un botto di roba da mangiare, ma il bambino ovviamente era stanco, Vito anche lui non aveva praticamente mangiato, mi ha detto che aveva mangiato un pezzo di focaccia quando era andato a prendermi la piadina e visto che aveva tenuto tutto il giorno il bambino Vito, io ho tenuto poi il bambino, la sera mi sono mangiata giusto un po' di risotto e basta. Quindi adesso ho una fame che la metà basta. Ciao amore, sei arrivato? Noi stiamo mangiando i biscotti, vero? Siamo appena arrivati dal nido, tutti e due. Come sei profumato. Wow, wow! Oh, e stiamo mangiando dei buonissimi biscotti. Ancora uno lo vuoi? Te lo va a prendere la mamma. Vuole ancora il biscotto. Sono dei biscotti semplicissimi, senza zucchero, con il latte e il miele. Campiello si chiamano, qualcosa del genere. Tieni, amore mio. Gagao. Adesso volevo accendere l'albero, perché ieri è stato spento tutto il giorno perché noi eravamo via.
e oggi non l'ho ancora acceso. Guardate come mi segue, guardatela. Ma adesso io vado là dietro, tu mi seguirai lo stesso? Aspettate che accendo l'albero, perché a Nicolò poi gli piace quando lo accendo. Ah, l'abbiamo acceso? Sì? Wow! Ecco. Sono ancora lì. Capite il disagio di oggi? Lo sapete cosa ho fatto oggi? In pratica oggi sono stata tutto il giorno al telefono in videochiamata con delle amiche. Avevo bisogno di sentire delle amiche, di vederle, e dato che viviamo lontane abbiamo fatto videochiamata tutto il giorno fino a quando sono stata a prendere Nicolò, e non ho fatto nient'altro. Oggi mi andava così e avevo proprio bisogno di sentirle, quindi oggi ho fatto questo. Devo ancora far sul letto e sono le 5:30, anzi adesso vado a farlo su subito, perché una cosa che odio è che quando viene a casa Vito non c'è la casa in ordine. Vabbè, la casa è in ordine adesso, l'unica cosa, non ho lavato il pavimento, però c'è la roba che ho appena tirato fuori dall'asciugatrice che devo piegare, scusate se mangio nel frattempo, e il letto da fare su. Ditemi che siete anche voi team faccio il letto la sera, ditemelo, non fatemi sentire sola. Dimmi. Cucù! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Metti a posto tu gli Activies? Sì? Io a quest'ora poi accendo sempre i diffusori. Questo è quello che metto dentro, si chiama coccola, qua, della nasoterapia, è fatto apposta, oddio, è fatto apposta per i bimbi. Questi diffusori li avevo presi al Lidl almeno 4-5 anni fa, erano usciti in offerta, però ogni tanto escono ancora perché io li vedo. Con una mano non è semplice. Comunque metto 4 goccine. In camera nostra, in camera di Nicolò, accendo questi. E poi accendo le Yankee, vedete? Che fa un profumo coccola, ragazzi, che è qualcosa di spettacolare. E invece poi in sala e nei bagni, Nicolò, no, cosa stai facendo? Comunque in sala, nei bagni, scusate se sono andata al buio, accendo le Yankee. Che bravo che sei, mamma mia! Vedete, qui ho la Yankee.
Adesso prendo l'accendino che è qua. Ho questa qui e l'accendo, che è quella della collezione del Natale. La mettiamo qua, vicino ai pinetti. E vado ad accenderla anche in... Guardate cosa sta facendo lui. Stai combinando? Ah, guardate. Li sta portando qui. Cosa stai combinando? Bisogna metterli a posto. Ah? Aga? È tuo? Che bravo. Ma bisogna metterli qui dentro, amore. Qui, guarda la mamma. Questo è il suo posto, me li passi? Vedete, io qui ho tutta la scorta delle mie cose. Restorate, di drink. Queste sono le cose che utilizziamo noi. Antioxi, air per i capelli, power cocktail, la mia lozione per la cellulite. Questi sono Activize, che ne erano rimasti solo due. Ci abbiamo del beauty. Questi sono tutti i prodotti che io compro quando abbiamo le offerte da tenermi qua, così da... Così risparmio. E tante volte io su Instagram pubblico quando fanno le offerte anche per i clienti. Bravo! Oh, ultimo pezzo di vlog anche oggi. Oggi è stato un vlog casalingo perché vi ho parlato solo dalla casa. Qua stiamo cenando, sono le 8, stiamo mangiando la pasta con la ricotta, vero Nicolò? È buona la pasta con la ricotta? Nicolò? Papà? È buona la pasta con la ricotta? Buonissimo, guarda, se la sta mangiando tutta. Ricotta e pomodoro. Ricotta e pomodoro. Vedi? Qua ha inquadrato la pasta con la ricotta adesso, hai visto? Perché voleva farvi vedere, no, la pasta con la ricotta, quindi la telecamera ha inquadrato la pasta con la ricotta. Nicolò se la sta mangiando. Digli ciao ciao, grazie per aver guardato questo video. Ciao ciao, se vi va, ciao ciao, ciao ciao, se vi va, ci vediamo domani. E se aprite la finestra, vi arriva il bacino. Mamma.